Buongiorno amici. Eccoci. No, 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 abbiamo un grossissimo problema. Guarda, C'è guarda, la luce. illuminazione. Ok, perfetto. Ok. Buongiorno amici e bentornati sul canale. Io sono Filippo. Luca. E Serena. Siamo tutti e tre insieme perché oggi non è. Strano, ma vero? Sì, non abbiamo un tema in particolare, a parte che è sabato pomeriggio, quindi siamo leggermente più liberi. Però Io abbiamo. devo scappare, tra Sì, un po'. quindi sarei al volo, eh. Però abbiamo un bel po' di cose da raccontarvi. In primis, il video precedente è finito brutalmente con l'installazione dei pannelli e non abbiamo più detto niente. Li vorremmo provare sui pannelli. Esatto, quindi adesso abbiamo i due mezzi fuori, il Ducato 640 col soffietto sul quale abbiamo montato i due 160 light solar, e da questa parte qua abbiamo il T6 4Motion sul quale abbiamo montato i 160 watt solar flex evo. Quindi diciamo che le condizioni per fare una prova di massima non sono perfette, quindi Non abbiamo il sole a 90 gradi spaccato sui è pannelli, tardo però pomeriggio, ci sono le nuvole, se come le potete nuvole ci vedere. danno quei minuti che ci servono per fare le nostre È un po' prove, velato, siamo a posto. però andiamo a vedere quanto stiamo caricando sul Ducato in primis. Sì. Allora, qui abbiamo un impianto di S-Tech e qui abbiamo il battery monitor che è a tutti gli effetti uno shunt, quindi fa vedere consumi e cariche nello stesso momento. Stiamo caricando in questo momento 6,8-6,7 che corrispondono a 90 watt con qualche minima dispersione perché tra lo schermino e tutto quanto Ci sono degli ci, ma assorbimenti. esatto, ci mangia qualcosina, però diciamo una media di un centinaio di watt con 300 a disposizione. Il sole è bello inclinato, è basso e quindi ci sta. È un wattaggio di tutto rispetto per le Esatto. condizioni. Tornando al discorso che abbiamo fatto anche nel viaggio in Francia, di cui vi parlavo delle percentuali di cariche dei voltaggi, come potete vedere anche qui è un attimino sballato. Infatti ora le riporteremo cariche al massimo così si sincronizza al 100%, però in questo momento ci dice che abbiamo 200 A a disposizione e il 100% però sta mentendo, quindi non fidatevi delle percentuali. Perché in realtà essendo a 13,2 le batterie sono cariche, però diciamo che possono essere a un 75%, 85%, sicuramente non al 100%. Quando sono a 13,3 le possiamo considerare cariche, oltre i 13,3 sono più che cariche, O diciamo. sottocarica, O perché c'è sottocarica. qualcosa che sta caricando. Quindi Sì. adesso stiamo caricando, il voltaggio è 13,2, ma probabilmente se in questo momento diventasse buio di colpo, di qualcosina scenderebbe 13,1. Quindi il reale voltaggio non è quello che abbiamo né in carica né quando stiamo scaricando, ma è quello a batteria in stato di standby, quindi Esatto. senza nessun carico prima. Ovviamente, appunto, quando qua saremo al 100%, il voltaggio che vedremo qua sarà appunto magari 14,3, 14,4, però nel momento in cui va via il sole, crolliamo di nuovo a 13,4, che non è un crollare, ma vuol dire essere al 90%. Quindi non facciamo troppo affidamento sulle percentuali perché anche i migliori sistemi sballano di qualcosina, perché per loro è un casino calcolare le entrate e le uscite costantemente. E quindi facciamo sempre riferimento ai volt che ci danno l'indicazione molto precisa dello stato della batteria e con quello siamo Sì, tranquilli. quindi qua impianto da 200 A di S-Tech, tutto quanto di S-Tech, DC-DC, regolatore solare e quant'altro, mentre di là abbiamo l'impianto Tempra con la 150 A e Sun Control, cioè inverter NADS e quant'altro. È tutto un po'. Quindi ora andiamo a vedere di là quanto stiamo caricando. Transporter 4Motion. Andiamo un po' a vedere quanto stiamo caricando. Qui tutto il sistema N-Bus abbiamo. Ok, qui stiamo caricando 9 A dal solare, le batterie sono 13,5, quindi direi che è perfettamente allineato con l'altro impianto solare che abbiamo fatto. In batteria appunto 8,4 A, è tutto un po' velato, quindi non si può pretendere più di tanto. Come si vede qua anche la differenza, sono 8,6 A forniti al regolatore solare, 8,4 che entrano in batteria perché abbiamo uno 0,2 di consumi dei vari sistemi Bluetooth, shunt e quant'altro. Tra l'altro, Questo aspetta, fa video, sì. molto ridere perché questo impianto era già fatto e naturalmente l'hanno dovuto rifare da capo, come Sì. molti Molto miei probabilmente quello amici. possiamo farlo vedere. Qui potete vedere com'è fatto adesso. Poi vi metteremo delle bellissime foto di come era fatto prima. Comunque non ci sono bus bar perché non c'erano troppi cavi, però abbiamo diviso bene i positivi dai negativi. Il caricabatterie qua dietro l'abbiamo collegato bene perché prima aveva i morsetti. Abbiamo anche aggiunto il tubo dello sfiato del boiler perché prima scaricava nell'impianto elettrico, mentre adesso l'abbiamo collegato e portato fuori. Quello lì non è lo scarico del boiler che si utilizza quando si svuota il boiler, ma è lo scarico di sovrappressione. Teoricamente l'acqua da lì non esce, però ci fosse mai un problema col boiler, l'acqua esce da lì ed è fondamentale che vada all'esterno e non sull'impianto elettrico, perché sennò si prende fuoco.
Quindi ora torniamo all'interno della factory. Senti, questo è il suono della novità. Aspetta, c'è un altro suono della novità. Vai. Perfetto. Comunque, voi avrete aperto questo video incuriositi dal titolo, infatti direte: non è che me frega di quanto caricano i pannelli solari, io voglio vedere il nuovo mezzo della factory. Oh già. Molesto. È molesto, non abbiamo voluto badare a spese perché comunque la factory sta andando bene, volevamo premiarci. Beh, un pochino ci siamo indebitati. Sì, vai, però... sì, però era, cioè, su quelle cose che o le si fa bene ma o non le si fa. Ma secondo me più o meno se l'aspetta già. No, abbiamo voluto fare così in grande. Come sapete, il mezzo aziendale della factory fino a poco tempo fa era la Mini di Serena, sì, che stavamo demolendo. O il mio Ducato per andare a prendere i pannelli. Esatto, esatto. Tutti i pezzi di carpenteria metallica che facevamo fare li lanciavamo nella Mini rovinandola tutta. Quindi era fondamentale avere un mezzo da lavoro prestazionale e iconico, veloce, sì, e soprattutto ovviamente in linea con le nuove regole delle missioni. Quindi abbiamo deciso di prendere il mezzo, cioè è un mezzo che in passato ha fatto la storia e continua a farla. Non costa soldi, ma fa soldi. Esatto, lo usavano gli scamorzari. Sì, questo qua fortunatamente non era usato da scamorzari, quindi non ha la ruggine. Bah. È a meno di altri. Dai. No, mezzo nuovo, imponente, molesto, ed è... Diciamo il nome prima di farlo vedere o prima. Lui si chiama Franco perché è un uomo virile. Sì, 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 il suo nome è Franco. Abbiamo Pluto, il suo van che non ha un nome, però finalmente abbiamo Franco. E ora lo facciamo vedere di fianco a Serena. Bam! È un fantastico Ducato prima serie. Passo. Questo era già il medio per l'epoca, forse non era il corto. Questo sì, forse era già. È già il medio, passo medio, tetto basso. 14 quintali di portata. Sì, l'abbiamo provato caricando i 900 kg di pellet e a retto. E non si è aperto. Avevamo paura che si dividesse in due, però. Esatto, noi comunque abitiamo in un comune di meno di 30, cioè abbiamo l'azienda in un comune di meno di 30.000 abitanti, quindi possiamo pure circolare. Non ci tocca, possiamo pure circolare. Non ci vado in centro Torino, ma era. Lo usiamo pochissimo perché lo usiamo per andare a recuperare pezzi, per trasportare cose, ma non è un mezzo che gira tutto il giorno a far chilometri. L'abbiamo preso prevalentemente per fare bella figura nel parcheggio, esatto, in realtà esatto. Non per altro. E per dimostrare la sua possenza, ma c'è una caratteristica che sarebbe? È l'unico van che non ha bolli cioè dall'esterno verso l'interno come sarebbe sì. Normale, ma sono tutti quanti dall'interno verso l'esterno. Sì, che qua ci tiravano, vedi, così le ginocchiate per chiuderlo. E sì, quindi tutti questi bolli qua che vedete sono tutti dall'interno verso l'esterno. Perché? Questo furgone era di un'azienda metalmeccanica, quindi torneria, lavorazioni meccaniche, caricavano grossi pezzi di ferro dentro, gli operai buttavano dentro, poi sballottolavano dentro e... Ma una cosa che si è aggiudicato di queste annate, un anno, è il servosterzo. Oh sì, signore. Quindi giri il volante proprio super facilmente. E sì. Poi dell'88, un'annata fantastica. È il suo anno. E poi ovviamente 4x4, ah no, non è 4x4, però è un mezzo a chilometri zero, perché arriva da là. Vedete là, dopo il van di Luca, non si vede bene, però arriva da là sto furgone. È stato tutta la sua vita là al chiuso, in un garage. Infatti raccontare la scena, com'è andata? No, lei? Però prima devo fare un indovinello. Scriveteci nei commenti secondo voi quanto l'abbiamo pagato. Ah sì, giusto. Non avevo intenzione di dirla, ma sostanzialmente eravamo seduti nel nostro posticino qua fuori a chiacchierare, pensando, ma ci servirebbe proprio un furgone, eravamo già andati a vederne uno. Poi alziamo lo sguardo e vediamo lui uscire da quel cancello. Chi ci ha conquistato? Quello, siamo andati e l'abbiamo comprato. Così. Fatto. Alla modica cifra di... Dovete dire. Scriveteci nei commenti, ovviamente. Ora, il buon Luca chiuderà i portelloni perché all'interno abbiamo una sorpresa che vi facciamo vedere dopo, però. E ovviamente non lo manterremo così marcio. Assolutamente. Faremo uno dei nostri capolavori. Ovviamente appena preso abbiamo già fatto far tagliando e distribuzione, perché comunque vogliamo che sia un mezzo affidabile, con i suoi 200.000 km può farne altri 400. E a brevissimo arriveranno le gomme. E abbiamo scelto le gomme... Un po' aggressivo. Possenti. Un po' aggressivo. Diventerà. Ovviamente poi verrà riverniciato, faremo una serie di video lunghissima. Però prima dobbiamo vendere le icone. Fra l'altro noi non l'abbiamo ancora venduto, da fine settembre sarà visionabile. Quindi se volete vederlo scrivete a l'icona
daicone.vendita@gmail.com. Comunque lo scriviamo qui sopra impressione, ve lo mettiamo anche in descrizione, perché appunto non è ancora stato venduto, non perché non abbiamo trovato l'acquirente, ma perché le visioni inizieranno a fine settembre. E non smontatecelo questo furgone, l'abbiamo già testato e provato ed è una bomba. Anche con Pluto, ecco, ci sfottevate, poi avete visto che è mezzo che abbiamo tirato fuori. E mi se ne va. Ma a prendere un'altra sorpresa che scoprirete nei prossimi video. Comunque, tornando a noi, ora andiamo a aprire così da farvi vedere anche il vano di carico. Ma c'è una Bluetti qua! Wow! Perché lo sponsor del video è la Bluetti. Per chi ancora non lo sapesse, è una power station tutto in uno, anche la luce, adesso è scarica. È una power station con 1000 watt di inverter, quindi ci si può attaccare un po' quello che si vuole. Presa accendi sigari per ricaricare, due USB normali, due USB-C da 100 watt, il mio telefono che è un S23 Ultra si ricarica iper velocemente, e poi figata delle figate ha l'ingresso per il solare, infatti ha anche un regolatore MPPT come si legge qua, per poterci collegare i pannelli solari, in questo caso massimo 200 watt. Come sapete noi già da un sacco che utilizziamo Bluetti, fra l'altro adesso con la Bluettona grossa che adesso vi faccio intravedere, abbiamo appena fatto montare tre pannelli solari a 320 watt sul tetto. Comunque cercheremo di alimentare anche buona parte del capannone sempre con la Bluetti, perché non fanno solo questo modello piccolino, ma ne fanno anche di drasticamente più grandi, arrivando fino a potenze tali da alimentare un capannone intero, cosa che vorremmo fare noi. D'estate sicuramente ci riusciremo, d'inverno avendo 4 ore di luce al giorno non lo sappiamo, però ma ci proveremo, ve lo faremo sapere. Comunque in descrizione trovate il link per poter andare a curiosare sul loro sito e acquistarle. Allora, altra particolarità che mi piace un casino di questa serie di Ducato, ciao, è l'angolo qui smorzato a 45 gradi, che lo trovo proprio un tratto distintivo, poi abbiamo i vetri posteriori per retromarcia in sicurezza, anche se lui non patisce perché di serie al paraurti a uso gravoso. poi girando, vabbè, motorizzazione, cosa... 1.5 aspirato, 70 cavalli. Puoi partire in prima, in terza, come vuoi, lui va. Fortissime, fa 80-90 all'ora proprio così, con la canna al collo. Però non si ferma, anche carico, no? Abbiamo provato con, abbiamo caricato, cos'era, 900 kg di pellet. Sì, anzi viaggiava meglio che da vuoto, perché da vuoto rimbalza un po', duro e... poi meno 14 quintali di portata, è una cosa importante comunque. E... no, però il motore va, cioè, nonostante sia aspirato, pensate che ci sono anche i camper fatti con questa motorizzazione, lui è vuoto, quindi da vuoto è quasi scattante. Ha una coppia infinita perché lasci la frizione, sì, sale sui muri. E parte, e... non sappiamo neanche se rialzarlo perché comunque è già bello alto da terra, però qualcosina magari faremo. Anzi, scriveteci nei commenti quali modifiche voi vorreste vedere su questo mezzo. Vi abbiamo già spoilerato il discorso delle gomme. La prima cosa che faremo o dopo le gomme o prima delle gomme è cambiare questo sedile. È intrigante l'inox così a vista. Che però... dà abbastanza fastidio la chiappa. Esatto, soprattutto cede un po'. Infatti questo qua, cuscino dato comunque nel prezzo, non abbiamo dovuto pagare di più per metterlo qua. Vedete? Sì. Così la postazione di guida. Era optional ai tempi, però ci hanno regalato. Sì. Cruscotto molto simile a quello di una Panda. E funziona tutto, Luci, sì, tergicristallo, frecce, tutto e tutto. Assolutamente, dobbiamo cambiare le gomme perché hanno più di 20 anni e non è sicuro così. E... però per il resto lo chitteremo, non è brevissimo. L'obiettivo, sì, è prima vendere le icone, quindi comprate le icone. E poi il progetto dopo sarà... a chittare il mezzo aziendale. Sì, già vi spoilereremo le gomme perché adesso arriveranno a breve, ne monteremo subitissimo perché è così pericoloso. Però vedremo di tirarci fuori qualcosa di buono. L'altra cosa simpatica è che il tetto è immacolato, perché soprattutto da dentro non riuscivano a fare i bolli anche sul tetto. E poi in realtà è sempre stato al chiuso, cioè lui è stato 30 anni al chiuso. Sì, ha un po' di ruggine sui passaruota, ma quello per il sale, perché comunque siamo all'inizio della montagna, lui ha girato per queste valli, quindi il sale sotto comunque... Cioè, ha fatto il suo lavoro, però il tetto davvero è perfetto perché è stato sempre chiuso all'interno del capannone. Sì, incredibile. I pannelli portiera sono praticamente nuovi, non dobbiamo neanche stare a rifarli. Il resto anche, potete vedere voi. Perfetto. Sì, non... in bolla, super in bolla. Sì, esatto, c'è qualche pezzo staccato, però sono dettagli comunque di, sì, di lì attaccato. Non sono pezzi strutturali, diciamo. No. E basta, non c'è molto a far vedere, ovviamente si apre anche il portone di là, mi piace un sacco il fatto che abbia un vetro lì e il vetro qua, quindi quando si fa retro è molto comodo. Come dimensione in realtà è molto contenuto, per gli ingombri. Sì, è un tetto basso, quindi... non ci si sta in piedi, però è già più alto di un T6 internamente. Sì. E...
E basta, ovviamente anche dentro vedremo di rifarlo un po', rifare il pianale, pannellarlo magari ai lati, così da evitare di fare nuovi bolli verso l'esterno. E basta, anzi, già che sono qua, ne approfitto per farvi vedere il tetto immacolato. Come la cifra? Immacolato. Immacolato. No, immacolato con 18C, io ne metto quante, come Rucas. non posso dire nei commenti di dire se si dice Rucas o Rucas, perché si no, scrive però uguale. Se si dice immacolato o immacolato. No, si scrive con una C, però si legge con 18C, okay. Giusto? E... no, comunque le prove, c'è cioè il pellet a retto, adesso vi metto anche una brevissima clip di come abbiamo fatto scaricare un bancale di pellet, solo una brevissima per evitare problemi. Messo la trave, così non va a sbattere di là, ok, perfetto. Vai, 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 ancora, ancora, ancora un po', piano, vai, vai, vai. Vai ancora un pochino, boom, secondo me. Ma ancora un pelino, sì, non si è... E basta. Ah, ecco cosa volevo fare da prima. Volevo chiedergli di iscriversi al canale. Ah beh, certo. È da prima che ci penso, no, e poi ogni volta ci dimentichiamo, cioè, perché se non ti iscrivi al canale è proprio... A parte che noi andiamo in depressione, tristissimi, malissimo. Ma male male. Non vediamo crescere, non ci date lo sprint per fare video. C'è il 60% di voi guarda i video ma non è iscritto. Dai, cioè, a voi cosa vi posto? Sì, iscriviti al canale. E anzi, vi dirò di più, dovete anche attivare la campanellina, perché sennò l'algoritmo di YouTube non vi propone i nostri video. E poi ogni tanto qualcuno passa in officina. Due mesi che non vedo video vostri. Ormai? Noi ogni settimana, il martedì, un video c'è sempre, è una garanzia. Se riusciamo anche di ci più. Ci impegniamo tantissimo per minimo, questo, minimo. Perché... stiamo registrando alle 6 di sera, quindi di sabato quindi. Andrebbe a fare aperitivo, noi esatto. Siamo qua a parlare con voi, quindi direi che iscrivete. È più che fondamentale e basta. E bene, fateci sapere anche cosa ne pensate del nome, ne lo troviamo molto figo, si addice molto a lui, sì, e le modifiche che vorreste vedere su questo mezzaccio. Esattamente. Ha detto questo, stiamo indicando un'altra cosa importante. Questo video è anche per informarvi che quest'anno non saremo a Parma per l'intera durata, quindi 10 giorni, ma ci saremo solo 4 giorni, 3 o 4 giorni, stiamo aspettando ancora una conferma, sì. Che io adesso non mi ricordo, quindi ve lo scrivo qua in sovrimpressione e in descrizione. Quindi se volete incontrarci a Parma, non saremo probabilmente in uno stand fisso, forse sì, però sicuramente non per l'intera durata. Nel parcheggio riconoscerete il Van di Luca. E Pluto. Noi non sappiamo ancora con che camper verremo. Forse con Pluto. Sì, non lo so, magari con Franco. Con Franco. Possiamo mettere un trassino dentro. Tendere la tenda sul tetto e veniamo con Franco. Non so se ci arriva. Doveva partire una settimana prima, però vabbè. Sì, dettagli. E basta, quindi se ci vogliamo vedere a Parma o iscriveteci su Instagram o comunque dalle storie di Instagram, anzi andate a seguirci anche lì se ancora non lo fate, e sicuro non lo fate perché siamo in 30.000 adesso, tra l'altro festeggiamo anche i 30.000 e di là siamo solo in 10.000, quindi ci sono 20.000 che si sono persi per strada e 3.000 su Warage Factory, quindi esatto, c'è la pagina di Warage Factory, c'è un grosso margine per farvi perdonare, quindi andare a seguire subitissimo Instagram di Factory e Warage Adventures. Vi lasciamo anche il link delle pagine ovviamente. Anche perché cioè, ci sta che magari 500 di voi non abbiano Instagram, però tutti gli altri ce l'hanno, quindi non diciamoci sciocchezze. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, questa frase se non la diciamo non vi iscrivete, e ci vediamo a Parma. Via, ciao!